Buonasera, benvenuti, nuovo appuntamento con Basketin, gran giornata di sport ieri alla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara, dove è andato di scena il derby tra Ferrara e Cento. È stato un gran derby sia sugli spalti che sul campo e dobbiamo dire alla fine è stata una grande top secret che, comandando praticamente per tutto l'incontro, si è aggiudicato i due importantissimi punti. Così, caro Mauro, buonasera a te. Buonasera Dario, buonasera. Le vittorie consecutive sono diventate 5, la classifica dice terzo posto, direi tutti contenti a partire dai tifosi ieri in delirio a fine gara. Eh sì, bellissima sfida, abbiamo risentito la tensione di un derby ma soprattutto un grande spettacolo di pubblico da una parte e dall'altra. E sicuramente ha dato grande intensità al gioco uno dei nostri ospiti che andiamo subito a presentare, perché siamo molto felici di avere con noi Alessandro Panni. Ciao, buonasera a tutti. Ti sei ripreso dal derby? Ripreso. Bene, ci fa piacere. E poi una new entry, oggi parliamo anche di basket femminile, dalla pallacanestro Vigarano, Giulia Sorrentino. Ciao Giulia. Ciao, buonasera a tutti. Anche lei era al palazzo ieri, qui dopo le faremo parlare un po' anche di basket femminile. Intervenite da casa. Il numero è sempre lo stesso, ne sono già arrivati di sms, 439-000-3337. Sì, Giulia è contenta perché non solo ha portato bene a Ferrara che certo, ha vinto, ma certo. Voi avete vinto a vostra volta, certo, quindi sì. gran weekend, diciamo. Sì, ci siamo fatte un bel regalo di Natale, dai. Bene. Weekend pieno di sorrisi, così cominceranno i sorrisi sul campo di Vigarano. Dopo vi spiegheremo perché, c'era la partita di Natale il 22 alle ore 20, ma dopo andremo a raccontarvi un po' i dettagli. Prima però facciamo un passo indietro e guardiamo quelli che sono stati i risultati di giornata, perché spicca sicuramente la vittoria nel derby Ferrara 100, un risultato 82-70 con una vittoria, l'abbiamo detto, ampia. Scafati che è tornata a vincere in una bella sfida con Ravenna 95-88 dopo che 100 l'aveva fermata. E poi insomma mancano un po' di altri risultati, vince Forlì, vince Roma su Chiusi, poi dicevamo alcune partite sono sospese, o meglio da giocare, si sta giocando in questo momento Stella Azzurra contro Latina e tanti recuperi, ma lo sappiamo, un po' il Covid ci sta mettendo lo zampino. Andiamo a vedere subito la classifica che racconta, come dicevi Dario tu in apertura, una Ferrara al terzo posto. Alessandro, dà soddisfazione vedere... ranking così. Un mese fa eravamo a pari con Fabriano e insomma vederci lì in classifica, dai, prima di Natale, molto bello, diciamo, dai. È un bel, un po' un di bel serenità. Regalo. Sempre Scafati là davanti, tra l'altro Scafati che con l'anno nuovo Ferrara dovrà affrontare, ma comunque è innegabile, Dario, come dicevi tu in apertura, che 5 vittorie consecutive raccontano i grandi progressi fatti dalla Top Secret. Eh sì, Ale, una vittoria che fa classifica, che fa morale e soprattutto ha fatto molto bene ai vostri tifosi che ieri credo voi abbiate sentito molto molto vicini. È un'atmosfera che ci mancava tantissimo, dopo vabbè, l'anno scorso che è stato un anno a porte chiuse. Ritornare al derby così e vedere il palazzo insomma semi pieno, perché insomma le restrizioni ancora non ce lo consentono. È stato veramente bello e il pubblico ci ha dato una spinta enorme ieri durante la partita. Bello anche vedere la tifoseria di Cento, perché comunque sono arrivati in massa e si sono sentiti, soprattutto all'inizio. E insomma è stato bello, è stata una serata veramente speciale e sono contento insomma per noi, per la nostra gente che abbiamo vinto il derby così davanti a tante persone. Sì, anche tu Giulia, dicevamo, hai fatto il tuo debutto al Palazzo, ecco, vorrei sentire quelle che sono state le tue impressioni sul derby in generale e su Ferrara in particolare. Sì, io è la prima volta che vedo i ragazzi giocare al Palazzo e ho avuto un'ottima impressione. E, diciamo che inizialmente cioè, hanno avuto un impatto positivo sin da subito, sin dai primi minuti, hanno dato un ritmo diverso alla partita e c'è stato un ottimo giro di palla e sono stati superlativi in attacco, diciamo, e soprattutto molto bravi in difesa, hanno avuto una difesa super ferrea, hanno commesso qualche ingenuità che gli è costato qualche contropiede, qualche possesso in più per la San Benedetto, però hanno davvero girato molto bene la palla, si sono costruiti dei tiri puliti
e hanno segnato dei canestri importanti nei momenti decisivi. E poi ho visto una squadra super compatta e anche al rimbalzo soprattutto sono stati davvero bravi. Beh, direi una visuale a 360 gradi, d'altronde è del mestiere, è del settore. Dicono proprio così. Andiamo avanti, andiamo subito a sentire Spiro Leca nel dopogara, perché il coach di Ferrara era davvero molto soddisfatto. Sentiamo. Guarda, siamo contenti che chiudere così l'annata con, vincendo il derby, convincendo, giocando un buon basket davanti finalmente a un pubblico con anche tifosi arrivati da 100. È stata la notizia migliore è stata questa, la prima, perché ascoltare tutte le due tifoserie che si sfottavano uno l'altro era bellissimo. Da 2 anni e mezzo che ci mancava questo clima, e ben venga, insomma, e speriamo che il Covid ci si calma un po', perché abbiamo bisogno, la gente ha bisogno di divertire, di vivere questi tipi di emozioni. L'altra cosa, dedichiamo questa vittoria al nostro pubblico, che anche quando eravamo ultimi molti di loro stavano con noi, alcuni giustamente, perché il tifoso deve criticare, può criticare, però adesso il vento è cambiato grazie alla nostra organizzazione e al mio staff e tutti gli altri staff che abbiamo, insomma. Per questo fare un Natale così un mese fa era quasi impossibile. Per noi che lavoravamo dentro, io avevo promesso, avevo detto state calmi che noi arrivavamo, dobbiamo solo aver pazienza, se guardate le mie interviste nei tempi bui. Per questo non posso dire che lo sapevo, ma così bello no, perché anche il modo come hai battuto il 100, che è una delle squadre più forti del girone, più solide, e nel loro terreno facendo tatticamente qualcosa di strano, andando a fare una difesa con AJ su Tomasini e fare cambio sistematico quasi con tutti, abbiamo tolto il loro gioco a memoria, che loro lo muovono molto bene la palla. Per il resto ci hanno pensato i miei ragazzi, che oggi sono stati superlativi in difesa, a aiutarsi a combattere su ogni pallone, su ogni rimbalzo, dominati a rimbalzo, nonostante abbiamo tirato pochi tiri liberi, che non è usuale per noi, hanno tirato loro più di noi, però ecco, tanta roba, e per questo sono soddisfatto, il mio presidente è soddisfatto e tutta la gente che lavora con noi. E ha analizzato un punto Spiro Leca, ovvero ha messo in evidenza i rimbalzi che Ferrara è stata capace di catturare e l'ha fatto in tutta la partita, e questo ha dato sicuramente un vantaggio. E in modo speculare, ovviamente anche lo stesso Cosme Cacci ha proprio sottolineato questo aspetto. Noi direi che andiamo a sentire anche il coach di 100, cosa ha detto in sala stampa a fine della gara. Sì, c'è un po' di dispiacere, perché onestamente secondo me, al di là degli indubbi meriti di Ferrara, perché penso che la valutazione sia eloquente, 104 a 65, il 60% da 2, il 40% da 3, quindi ecco, è vero che le statistiche a volte non dicono tutto, però chiaramente voglio dire, ci sono oggettivamente dei meriti e della qualità di Ferrara, c'è dell'amarezza, perché comunque per come abbiamo giocato i secondi 5 minuti del secondo quarto e il rientro dagli spogliatoi i primi minuti del terzo quarto, quando siamo andati credo meno 19, 54-35, ok? È chiaro che lì secondo me veramente abbiamo fatto degli errori, ma delle sciocchezze che di solito non commettiamo, e soprattutto, ma proprio banali, proprio. E quindi poi ci siamo fatti travolgere da questa grande energia di Ferrara, che secondo me si rispecchia anche nel dato al rimbalzo. Noi siamo una squadra che di solito non concediamo tutti questi rimbalzi offensivi, ma soprattutto che non assolutamente non la perdiamo così nettamente la lotta al rimbalzo. Quindi se oggi abbiamo perso di 10 rimbalzi la lotta al rimbalzo, scusatemi il gioco di parole, contro una squadra che ha segnato e che quindi ha avuto meno occasioni sotto i propri tabelloni per prenderli, vuol dire che energicamente ci ha sovrastato. Poi è chiaro, secondo me sono stati bravi a cambiare le marcature, metterci dei colpi grossi addosso. Noi ci siamo scontrati nei primi 2 quarti con questa difesa, contro i loro cambi sistematici, non capendo che non le dovevamo attaccare solamente con la palla dentro, ma cercando di condividerla un po' di più. Ci siamo riusciti dopo, abbiamo avuto anche una reazione, però oggettivamente, voglio essere onesto, secondo me la partita è stata sempre in mano a Ferrara. Ci ripeto, è un peccato, perché se ci vediamo
la scorsa settimana, voglio dire, in casa, e siamo stati tutta un'altra squadra, parlo a livello energetico, non tecnico, però è chiaro che bisogna esserlo anche in trasferta, contro, soprattutto quando si gioca contro buone squadre. Beh, abbiamo sentito le disamine molto lucide dei due allenatori. Dicevamo prima alle 5 vittorie consecutive, nessuna delle altre squadre può vantare in questo momento una striscia così importante. Siete la squadra più in forma probabilmente del campionato, bravi, perché prima di queste 5 avevate passato settimane piuttosto buie. Bah, le settimane buie sono coincise molto, anzi, penso che fattore che ci ha condizionato all'inizio degli infortuni è stato molto molto severo nei nostri confronti. E costruire una squadra all'inizio per poi non poter mai lavorare assieme durante la settimana e poi arrivare alla partita non è mai facile. Siamo stati bravi perché comunque queste 5 vittorie in fila, 4 le abbiamo fatte comunque non al completo. Perché ieri è stata l'unica partita al completo da inizio anno, penso. E anzi, con un filo che era a mezzo servizio perché non si è mai allenato tutta la settimana. E si è visto il potenziale, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Da un mese io ho un segnale che vi posso dire, che di un martedì, dopo la vittoria con Forlì, durante un esercizio difensivo, che di solito non sorridi, diciamo, durante un esercizio difensivo, c'era la gente, mi ricordo, dopo la vittoria, forse che ci ha sbloccato anche a livello mentale, seppur in maniera rocambolesca all'ultimo secondo, Tommy mi guarda e mi dice: hai visto cosa vuol dire una vittoria? Veramente proprio ci ha dato, a livello mentale ci ha liberato, ci ha tolto quella scimmia, e comunque siamo andati a vincere in trasferta, in campi difficili, a Roma, a Nardò, comunque senza un americano, perché prima EJ e poi De Mario, e quindi vuol dire essere squadra, secondo me. Bravi, soltanto bravi possiamo dire. Giulia, mentre un po' prima della loro ottima prestazione è arrivata la vostra vittoria in campionato, raccontacela in 50 secondi. Sì, diciamo, come ho detto prima, ci siamo fatte questo regalo di Natale e per la prima volta in questi mesi, sono stati mesi un po' travagliati anche noi a livello di infortuni, non è che siamo state molto contente di alcuni risultati ottenuti. E diciamo che per la prima volta si è vista la nostra squadra, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo giocato insieme, abbiamo segnato dei canestri importanti in momenti difficili e sono contenta davvero per la mia squadra, perché non abbiamo mai mollato sia a livello fisico che mentale, quindi dai, sono contenta, almeno siamo anche un po' più serene. Lo fotografano anche molto bene i 90 punti che avete segnato in trasferta. Punti. Tra l'altro meravigliosa, nei tempi giusti. Siamo alla prima pausa, break, regia, pubblicità, tra poco. Bentornati in diretta con Basketin dopo l'intervento cronometrico, preciso al secondo, di Giulia Sorrentino, che insieme a Alessandro Panni sono gli ospiti in studio qui in trasmissione questa sera. Andiamo a leggere un po' di messaggi, perché lo sapete, anche voi contribuite a fare la nostra trasmissione. Arrivano ovviamente tanti complimenti. Uno simpatico dice: non so cosa hanno mangiato a pranzo, riferito ovviamente ai giocatori della Top Secret, se questa è la prestazione, alimentazione perfetta. Alessandro, cosa avete mangiato a pranzo? Noi siamo curiosi. Ma io mangio sempre la solita cosa, pasta okay. In bianco e petto di pollo. Bravissimo. Poi gli altri non lo so. Evidentemente è stato un buon petto di pollo. Esatto. La coppia Vencato Fabio è veramente spettacolare, dice il Mali. E poi, dopo un Forza Ferrara, la domanda è: ma davvero i centesi pensavano di vincere? Ma secondo me sì, brutto Natale per loro, perché ovviamente buona la prestazione anche di 100. E poi arrivano i complimenti, Dario, per la trasmissione da Carlo di Crevalcore, che chiede: dove posso vedere il derby di ieri? Ve lo dico subito, su Teleferrara Live, canale 118, alle 23, oppure domani mattina alle 8 su Telestense, così diamo anche informazioni 188. Di servizio. 188, mi dicono della regia, ho sbagliato, scusatemi, quindi mettiamo a posto i numeri. Ripetilo, perché adesso... Ripetiamo, alle 23, Teleferrara Live 188, canale 188, e invece su Telestense domani mattina alle ore 8. Ringraziamo Agnese e Ivan in regia. Dario. Bene, eravamo rimasti alle 5 partite vinte consecutivamente, subendo una media di 71 punti a partita. Nelle precedenti 7 la vostra media di punti subiti era di 83.
Quindi voi avete limato 12 punti che non concedete più ai vostri avversari. Frutto del lavoro e del recupero dell'organico al quasi completo? Penso proprio di sì. È anche vero che comunque poi vincere aiuta a vincere, aiuta a fare gruppo, a essere più compatti, e se tu sei compatto anche in difesa comunque ti dai una mano l'uno con l'altro. Poi in campo si vede, come riprendo le parole che ha detto Giulia, scusa che faccio figura, che è stata colpita dalla compattezza del nostro gruppo ieri, sbaglio, giusto, sì. Credo che ha detto così, sì, prima, sì. E se comunque si vede già da fuori al primo impatto, alla prima è una cosa che si nota, è una cosa molto positiva. E poi è frutto comunque del lavoro, del recupero di giocatori importanti, e insomma abbiamo cambiato qualcosa a livello difensivo, però insomma secondo me è cambiata anche la mentalità. E ripeto, dopo una vittoria ci siamo un po' sbloccati, ci ha fatto sbloccare, ci ha fatto riprendere insomma da dove avevamo lasciato l'anno scorso, che era comunque il nostro marchio di fabbrica, avere una difesa solida prima di tutto, perché l'attacco sappiamo che abbiamo talento, se poi difendiamo così insomma è difficile per tutti. Ecco, l'attacco è una questione di talento, la difesa invece è una questione di testa e di gambe. E di voglia. E la volontà, ecco, di volontà. Hai detto la parola, sì, giusta, ecco. Quindi a volte il salto di qualità lo si fa guardandosi negli occhi, sì, e dicendo, loro subivano 90 punti a partita, non si può. Quindi a volte basta anche solo guardarsi. Sì, ma perché poi di base se si lavora bene in difesa poi tutta la voglia che si ha di vincere viene sempre dopo una buona difesa, quindi sì, è sempre una conseguenza. Direi che questo, in questo caso è parso proprio evidente il vostro grande salto di qualità. Mauro? E a proposito del buon approccio, direi, Dario, che hai stuzzicato in sala stampa Spiro Lecca, che insomma si è espresso su questo termine che va molto di moda, ovvero la resilienza che può avere questa squadra. Sentiamo. Saper soffrire e non disunirsi. C'è stato due azioni che abbiamo tirato due forzature che dovevamo andare in post basso e Dani l'ha tirato, ha affrettato la scelta, però ha chiesto Susa e subito ai compagni, che ci stanno in 40 minuti, perché non sono delle macchine, sono che vivono di emozioni, ogni tanto il giocatore va anche fuori giri, importante che gli altri lo sopportano, e lì si vede il gruppo, la forza del gruppo. Quando fanno tutti ganesi sono tutti buoni, quando uno è in difficoltà, quando uno sbaglia, di dare la pacca invece di criticarlo, lì è tanta, è la mentalità. Quella, il carattere e mentalità, quello che noi vogliamo. Carattere e mentalità, carattere ce n'è tanto. Andiamo a leggere un po' di sms. Se prima erano giuste le critiche, ora bisogna elogiare il cambio di passo della squadra, così si va lontano. Ma sarà un caso che da quando è rientrato Fabi siamo 5 su 5? Domanda. Dario, tu cosa rispondi? Beh, dico che Fabio è un bel valore aggiunto, ha messo esperienza, ha messo una mano molto educata, ha messo una gran tranquillità della quale parleremo più avanti nel corso della puntata. Insomma, Ale, nelle rotazioni avere un Fabio in più, dopo che credo abbia fatto 10.000 km in bicicletta al Palasport, credo... Sì, a parte essere un ragazzo d'oro a livello di spogliatoio, è uno che ha sempre una parola buona per tutti. È un leader non solo con i fatti in campo, ma anche con la parola giusta al momento giusto. È uno che ti facilita molte cose, nel senso che ti crea vantaggio magari da un pick and roll, da un'uscita, e personalmente mi piace molto giocare insieme ad Agu. E sicuramente è un gran valore aggiunto per la nostra squadra. Ci mancava un giocatore così prima, e adesso che abbiamo recuperati tutti, insomma, stiamo bene. Molto meglio averlo che non averlo, ma noi abbiamo parlato di lui, adesso andiamo ad ascoltarlo ieri in sala stampa. Sì, questa era una partita che sapevamo era parte del fatto emotivo, tutta la carica emotiva che c'era da entrambe le parti. Dal punto di vista tecnico erano due squadre che erano in un ottimo momento, due squadre che per tipologia di gioco sono molto diverse, ma sono in questo momento siamo entrambe squadre molto solide. Noi nelle ultime 5 partite, direi quasi 6, abbiamo trovato una solidità mentale soprattutto che prima non avevamo,
Credo che questo ci ha fatto oggi, ha fatto sì che oggi nel momento migliore loro, noi comunque siamo sempre rimasti a distanza di 8-10 punti senza perdere mai la testa, andando sempre sui nostri obiettivi. Quindi questo ha dato merito allo staff tecnico e a tutti i ragazzi che dai momenti di difficoltà sono stati disponibili per fare un po' di autocritica e migliorare tutte le piccole cose che fino a quel momento lì non funzionavano. Sì, abbiamo una squadra onestamente con tanti giocatori capaci di fare tante cose positive, sia i canestri, rimbalzi, capacità di leggere le partite, e quindi penso che ognuno ha trovato un po' il suo posto dentro la squadra, che è una cosa che secondo me è fondamentale per una squadra che vuole far bene. C'è grandissima umiltà e soprattutto c'è grande disponibilità nei confronti dei compagni. Penso che questo sia in questo momento quello che sia la nostra forza, ecco. Bene, questo quindi il pensiero dell'argentino del club. Torneremo a parlare di lui tra un po'. Prima però volevamo parlare anche un po' della pallacanestro Vigarano. Prima Mauro Cavina giustamente sottolineava la vostra felpa, che è molto bella. Pallacanestro Vigarano che si trova un po' a metà del guado in questo momento. Siete con 12 punti in classifica, a 6 punti dalla capolista e a 6 punti sopra rispetto alle 3 che chiudono questa classifica. Siete in linea, Giulia, con i vostri progetti, programmi? Ma direi che gli obiettivi adesso sono un po' cambiati. Io spero, cioè, c'è ancora qualche possibilità di arrivare in Coppa, di arrivare tra le prime 4, ma sarà dura. Diciamo che dopo 2 mesi stiamo trovando una continuità, perché soprattutto il mese di settembre ci ha condizionato tantissimo con gli infortuni, e quindi la squadra era pronta a settembre, ma con i continui infortuni non siamo riuscite ad essere tutte presenti, e quindi questa cosa un po' ci ha penalizzato con i risultati delle gare. E quindi adesso speriamo di trovare una continuità e di essere un pochino un po' più solide e compatte, come abbiamo dimostrato nell'ultima partita. Mauro, arrivano tanti messaggi e uno stavo elaborando un po' qua, arrivano tanti stasera i telespettatori sono molto molto attivi. Beh, una per Giulia, grandissima Giulia Sorrentino: le ragazze della pallacanestro Vigarano sono stratosferiche. Niente, cioè hanno detto, quindi insomma, sì. Le aspettative sono alte. E poi ovviamente i complimenti ad Alessandro Panni, derby preparato molto bene, roster costruito con intelligenza, complimenti a società, staff e giocatori. Andiamo avanti, cosa vediamo? Zampo, ti aspettiamo, ovviamente è riferito a Zampini, Federico Zampini, che è lì pronto a rientrare. Anzi, Alessandro, quando rientrerà ci puoi dare notizie? Tu che lo incontri quasi tutti i giorni. Io so che oggi ha avuto l'ok, mi pare di aver capito da lui, di tornare ad allenarsi. Quindi adesso io non so i tempi, poi cosa... Non so. Vabbè, però insomma già però questa già una notizia. Quindi ci siamo ormai. Andiamo avanti. Complimenti a Fantoni e Panni, 2 Highlander, quindi insomma, ti fanno i complimenti a te e al capitano. Grazie. Ma direi che qua arrivano ovviamente tanti messaggi positivi. Beh, sarebbe strano il contrario. Prima stavamo parlando di Fabi, che tra l'altro era seduto proprio in quella seggiola lì dopo quella serie micidiale di sconfitte, e lui ci aveva già colpito allora per questa sua straordinaria tranquillità di fondo, questa serenità nonostante tutto. E io ieri in conferenza stampa gli ho chiesto proprio se questa serenità lui se l'è costruita, ci ha lavorato sopra, o se è un dono divino, un talento naturale. Sentiamo cosa ci ha risposto. Sì, questa è una bella domanda. In realtà è una cosa che con gli anni ho imparato a gestire, perché prima ero molto più emotivo dal punto di vista della responsabilità. Ho sempre avuto grande responsabilità nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, e certi momenti non andavano come volevo io, quindi quel voler fare, voler essere sempre protagonista in determinati momenti mi portava ogni tanto a fare delle scelte sbagliate. Col tempo ho capito che più tranquillo si è, più concentrato si è su quello che bisogna fare, più semplice vivere il momento, più semplice fare la scelta giusta. Se tu sei continuamente con la testa piena di ora qua, ora di là, ora di qua, non fai mai la scelta giusta. Invece quando più tranquillo sei, più riesci a fare sempre le scelte giuste. E tra l'altro questa tranquillità la trasmette poi alla squadra. Io volevo riprendere prima, scusa, una cosa. Lui ha detto solidità mentale nell'intervista prima. E io penso di serenità mentale che abbiamo raggiunto.
oltre alla solidità mentale. Come ti dicevo, una vittoria, la vittoria con Forlì ci ha portato un attimo a svuotare un po' le cose negative dell'inizio di stagione, gli infortuni, le brutte prestazioni, insomma una serie di cose che non eravamo liberi mentalmente. Quindi adesso siamo liberi e sereni mentalmente. Come è successo magari a Nardò, 5 minuti, un attimo di sbandamento, sotto di 18, un mese fa probabilmente perdevamo di 20 o di 30 punti perché eravamo... Adesso abbiamo questa serenità mentale che ci porta a, ok, tranquilli, una difesa alla volta, un attacco alla volta, abbiamo ripreso la partita e l'abbiamo portata addirittura ribaltata da meno 18 a più 20. E questo penso che mi ha colpito molto questo della squadra e ne parlavamo proprio in pullman tornando per andare all'aeroporto a Brindisi di questa cosa qua. Arriva una domanda anche per te, a proposito non della serenità, ma... aspetta, mi sono perso questo messaggio. Ah, me lo sono perso, è andato via, è scappato. Comunque la domanda era come fai a essere così bravo da tre punti? Bisogna fare tante ripetizioni durante il giorno, basta, solo questo. Quante ne fai? Tante. Sì, penso... Non bastano mai. 150. Realizzati al giorno, penso che c'è... 150 realizzati, sì, non tirati, sì, quindi... almeno un centinaio tutti i giorni devo farlo. Poi c'è chi ha la mano di Dario Salvadio, che insomma Dario... Non è... Lì è talento, 20, Dario. Tirandone molti di meno, peraltro. Tu Giulia, come talleni a tre punti? Quanto? Sì, più o meno come lui. Cioè... 150 al giorno? Sì. Realizzati? Realizzati, tirati sicuramente, realizzati... Vabbè, ci si prova, è un obiettivo al quale tendere, ecco, diciamo. Siamo arrivati al secondo break, ci vediamo tra pochissimo sempre qui a Basketin. Regia. Ultimo round di Basketin, si concluderà anche questa 12ª puntata, dicevamo sempre in compagnia di Alessandro Panni e Giulia Sorrentino. A proposito Giulia, arriva un messaggio, basket, arrosticini e birra, la sua vita. Ti aspettiamo in Abruzzo. È arrivato questo messaggio. Sì, no, qualche amico sicuramente. Quindi sei abruzzese, sì. Piacciono gli arrosticini ovviamente, sì, anche la birra. L'estate la vivo così. Ma la vera domanda casa, è una priorità proprio. Che le piacciono gli arrosticini è abbastanza scontato, ma sì. I cappellacci con la zucca e la salamina col quelli purè? Sono speciali. No, ah, ecco. Cappellacci con la zucca sì. Perfetto. No, adoro. E poi arrivano i complimenti al presidente Marco Gavioli, che intanto ci ha raggiunto qui, dietro le quinte. Ci sta mettendo il cuore per continuare a regalare al paese di Vigarano e a tutta la provincia il grande basket di A2. Bravo presidente, ci facciamo un applauso. Anche così noi, come dallo studio. Alla squadra. Dario, a te. Andiamo avanti con la puntata. Io vedo che qui abbiamo gli highlight del derby. Non possiamo non presentarli, ci sono state... tante azioni degne di essere ricordate, una partita con grande pathos, con grande intensità. Andiamo a riviverla insieme.
Ale, cosa si prova a fine partita in quel gruppo? C'era il presidente in mezzo a voi. Lì vola di tutto, schiaffi, insulti, tutto. Bellissimo. Però molto bello. Poi dopo tanto tempo c'è stato anche il giro a fine partita attorno al campo. Avete potuto anche proprio toccare i vostri tifosi quasi, ecco, insomma. Sì, come ho detto all'inizio, è stato bello rivedere tutti. Il palazzo pieno così, o comunque pieno per il numero che ci può avere adesso, è stato bello fare il giro di campo di nuovo, è stato bello, penso che anche i tifosi volessero questa cosa, soprattutto il derby con Cento, erano carichissimi. E niente, insomma, sono sempre delle belle emozioni da vivere al palazzo. Senti, probabilmente il fatto che la squadra stia salendo così di tono e abbia potuto offrire una prestazione come quella di ieri è anche figlia del fatto che state tornando ad allenarvi numericamente a livello, diciamo così, minimo sindacale. Un mese fa, al martedì, facevamo la conta ogni volta per vedere se si riusciva ad allenarci. Si riusciva a fare anche a volte un 4 contro 4, perché ringraziando i nostri giovani che sono sempre presenti, a volte ci trovavamo ad avere 4 senior e 6 giovani ad allenamento, per cui adesso ritrovando finalmente tutti, potendoci allenare per un'ora e mezza al completo, vuol dire tanto, e si vede poi alla domenica, insomma, nelle ultime 5 partite si è visto. Prima di parlare dell'ormai prossimo e imminente incontro, il Basket Christmas Day, una domanda velocissima per tutti e due. Il prossimo turno, sia per la maschile che per la femminile, sarà con l'anno nuovo. Voi all'inizio, voi addirittura l'8, mi pare. Come verrà investito questo tempo? Riuscirete ad avere anche un po' di libera uscita o palestra comunque a prescindere? Giulia. E noi prima delle vacanze di Natale faremo un allenamento, poi avremo modo un po' di staccare da tutto e ripartire poi il 28 sera, e per poi iniziare dal 28, non mi ricordo, facciamo 28 fino al 31 sera, poi abbiamo 2 giorni di stop e poi si riparte anno nuovo. E poi si preparerà la partita, sì. Se non erro voi giocherete in casa contro Patti. Patti, ne parliamo, sì, dopo. Ale. Allora, noi, ringraziando la Lega che ci ha finalmente donato il Natale quest'anno, dopo anni che, insomma, l'anno scorso abbiamo giocato il 27, e poi anche i vari recuperi, non mi ricordo se l'anno scorso abbiamo giocato penso tipo 20, 23, 27, 3, 6, 9, abbiamo fatto una roba del genere. Quindi quest'anno che si può passare qualche giorno a casa in famiglia con il Natale, insomma, è una bella cosa, soprattutto per le persone in cui, cioè, che sono un po' lontane da Ferrara, che possono tornare a casa e rilassarsi un attimo. Noi finiamo il 23 mattina e ci ritroviamo poi il 27 pomeriggio, quindi 3 giorni abbondanti di Bene. Riposo e di... Direi quasi grasso che cola, esatto. Ma ve lo siete anche meritato. Adesso noi andiamo a vederci questa clip, il Basket Christmas Day è ormai imminente, vediamoci questa promo. Mercoledì 21 dicembre, per il Christmas Day, ci vediamo tutti a Pala di Garano. Giocheremo a ranghi misti con la pallacanestro di Garano, quindi il Basket Pedale e pallacanestro di Garano, per una partita di beneficenza per l'Associazione Giulia. Ci aspettiamo il 22, non mancate. Ora la palla passa a te, dai canestro con noi l'Associazione Giulia per donare serenità e un sorriso ai bambini in difficoltà. Bene, dunque, mercoledì alle 20 al Pala Vigarano ci sarà questa sfida molto bella a squadre miste. Voi due mi pare di capire che sarete in squadra assieme, quindi già questa sera avete fatto spogliatoio. Sì. Dai, diteci brevemente, credo che unire lo sport alla solidarietà, il sostegno di questa iniziativa è per l'Associazione Giulia, credo sia il massimo, no? Poter abbinare queste due cose. Assolutamente.
È una partita che mi sembra che l'anno scorso non sia stata fatta, giusto? No. Infatti no. L'anno prima è stata una bella... È stata una bellissima... intanto una bellissima partita perché è stata tirata fino alla fine, se non ricordo male. È stata una bella festa e insomma è bello essere presenti a questo tipo di iniziative. Mi fa molto piacere. Giulia, voi sarete padrone di casa? Sì, noi siamo onorate di far parte, di collaborare con questa associazione e sicuramente sarà un momento di svago per tutti. Poi ci sarà anche un sacco di gente al palazzetto, spero, e quindi sarà una giornata importante per tutti e spero che ci possiamo divertire tutti. Sappiamo che hai una sorpresa dietro di te. Ci fai vedere la maglia? Ah sì, eccola. Tutte e due hanno una sorpresa. Ah, tutte e due, esatto, lo facciamo vedere. Si contenderanno questa vittoria che poi all'inizio... No, mettila pure davanti a te si vede, perfetto, anche Alessandro, perfetto. All'inizio di queste gare si gioca per divertirsi e poi alla fine, Ale, bisogna vincere anche queste partite qua. Facciamo come lo Stargame. Poi fino l'agonismo se è pari iniziamo a giocare. Esatto, l'altra volta fu proprio così, poi finì con tutti i giocatori e le giocatrici a ballare in campo, fu una gran bella cosa, ricordiamo, lo ha detto anche Giulia, ci sarà tanta gente, ma sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Bisognerà esibire il Green Pass per entrare, giustamente, l'offerta sarà libera, ma in questi casi bisogna essere generosi, lo saremo tutti, io ne sono convinto, e poi soprattutto ci si divertirà un sacco, perché il basket di oggi impone tensioni, finalmente una partita dove quella serenità che state sviluppando verrà naturale. Assolutamente, sarà penso un momento per divertirsi. Sì, senza pensare alla lotteria, mi risulta, chiedo conferma, ci sarà anche la lotteria, quindi magari qualcuno potrà anche tornarsene a casa con qualche cimelio, con qualche riperto importante dei propri beniamini, quindi è un appuntamento al quale io vorrei che voi faceste, l'avete già fatto lì, ma guardando la telecamera io vorrei che voi ancora invitaste la gente a fare un salto al Palavigarano perché ne varrà sicuramente la pena. Vai. Giulia. Sì, sarà un motivo di svago per tutti, quindi venite numerosi perché vi divertirete tantissimo. Ale? Condivido in pieno, dovete venire assolutamente, è un obbligo. Comunque vedere giocare due squadre di Serie A insieme, sia maschile che femminile, non ha prezzo. Quindi. Non ha prezzo, peccato che non abbiano messo anche un giornalista per squadra perché io una sgambatella l'avrei anche fatta volentieri. Lo sappiamo dare questa tua passione, adesso vedremo di organizzarla. Magari è un invito per l'organizzazione, la prossima volta mettiamo in ogni squadra anche un paio di giornalisti, di quelli che possono reggere il campo. Allora, l'appuntamento l'abbiamo dato al Palavigarano il 22 alle ore 20, quindi il primo appuntamento proprio fresco fresco, Basket Christmas Day. Dario, stiamo arrivando alla fine di questa puntata, dobbiamo dare un po' di numeri e un po' di appuntamenti, perché lo ricordiamo, la Top Secret riprenderà il campionato il 2 di gennaio 2022 a Verona, sarà la prima partita del nuovo anno. Se tutto va bene. Se tutto va bene, vabbè, purtroppo... insomma adesso questi sono gli appuntamenti da calendario. 100 invece rientrerà in campo affrontando Chiusi il 2 di gennaio e il 5 recupererà la sfida con Chieti e fin qui siamo arrivati. Il prossimo impegno della Pallacanestro Vigarano l'abbiamo detto e direi che per noi finisce anche la serie di trasmissioni del 2021, quindi vi facciamo gli auguri per un buon Natale, anche di un felice 2022, ormai facciamo anche gli auguri di buon anno, lo speriamo tutti, teniamo incrociate le dita perché Basketin tornerà lunedì 10 gennaio, ci prendiamo un po' di riposo anche noi, un po' di vacanza, se vuoi Dario puoi mettere calzoncini e scarpe e andare a provare qualche tiro a Vigarano, però insomma siamo giunti alla fine di questo ciclo del 2021, quindi vi ringraziamo di averci seguito, saremo qui col nuovo anno, una lunga pausa, non sarà una pausa dal basket perché insomma il pallone continuerà a rimbalzare. Dopo di noi lunedì sport, quindi non cambiate canale perché Alessandro Sovrani con i suoi ospiti parlerà di spalle del momento che stanno attraversando i biancazzurri. Dario, che dire? Diciamo che per adesso il morale l'abbiamo tenuto alto noi, adesso facciamo un in bocca al lupo anche agli amici del calcio. La ruota gira, speriamo giri per tutti.
Grazie ai telespettatori di averci seguito, ringraziamo Giulia Sorrentino di essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Faremo sicuramente un buon reportage di quello che accadrà sul campo e sul parquet del Pala Vigarano. Grazie ad Alessandro Panni. Grazie a voi e buon Natale a tutti. Buon Natale a te, buon Natale, buon Natale a Giulia, buon Natale a voi che ci seguite da casa. Grazie anche di averci seguito per questa serata, ci vediamo con l'anno nuovo. Buona serata.